Cristiani da Celso a Piergiorgio di Friedi. Cristiani da Celso a Piergiorgio di Friedi. Non vi devo dire, spiegare chi sono i cristiani. Lo sapete bene chi sono i cristiani. E nemmeno vi devo spiegare chi è Piergiorgio di Friedi. Tutti sanno chi è Piergiorgio di Friedi. Logico, matematico, saggista. Una delle sue opere principali è Perché non sono cristiano e tantomeno cattolico? Il fatto è che Piergiorgio di Friedi, benché non sia cristiano e tantomeno cattolico, viene invitato dai cristiani, viene invitato dagli alti prelati. Beh, vediamo un po'. Recentemente, Piergiorgio di Friedi è stato presenziato ad un grande convegno assieme ad alti prelati per la presentazione del libro di Papa Benedetto XVI. E Papa tedesco, il Papa teologo. Io vedo il video, qua c'è il video, ve lo metto come link nel riassunto di questo video. Sentiamo alcune parole di Piergiorgio di Friedi, sentiamo. Partecipato a un'altra trasmissione e quello che è successo è che invece c'era il problema della Sapienza il giorno dopo, c'erano Monsignor Fisichella e Buttiglione, l'onorevole Buttiglione, e così all'impromptu, questo è il prologo per il prossimo libro, naturalmente, no? E quella sera si fece una trasmissione in cui effettivamente io partecipai insieme a Puntaccini e a Pannella. Dalla parte laica contro Buttiglione e Fisichella, ma è stato il mio unico contributo, diciamo così, alla questione della sapienza. E questo però è legato a quello che diceva lei, padre Lombardi, col quale naturalmente, come avete sentito, ci conosciamo da tanto tempo, no, non così vicinamente, no? Ma ci sono stati anche degli episodi divertenti, non so se lei se lo ricorda, perché quando uscì dunque, che cosa successe? Nel 2013, sì, uscì la lettera di Benedetto XVI, che sta la prima, quella che ha iniziato questa corrispondenza, e io dopo qualche giorno incappai in una delle polemiche che ogni tanto succedono, si scrive su un blog, si scivola su qualche argomento, eccetera, no? E fu una specie di scandalo nazionale, no? Era un commento frainteso perché estrapolato fuori dal contesto, come spesso succede sulle camere a gas e così via, no? E, insomma, ci fu veramente un pandemonio, no? Su tutti i giornali e così. E mi chiama a un certo punto, mi telefona, dice: Pronto? Dice: Sì, professore Di Friedi? Sì, dice: Sono Papa Francesco. E ho detto: Pure lui, ancora no, ci manca ancora questa, no? E mi dice: Sai, io ho letto le sue cose, le sue dichiarazioni, ma non è possibile, lei non deve dire queste cose. E io gli ho cominciato a dire: Ma guardi, santità, che io non dico assolutamente nulla, no? Sono stato frainteso, eccetera, no? E ho parlato a lungo con lui. E poi lui mi dice: Io vorrei incontrarla, no? Di questo. Guardi, gli ho detto, la prossima settimana sto venendo a Santa Marta la messa la mattina, no? E se vuole mi fermo dopo e facciamo colazione insieme, no? Però dopo questa conversazione al telefono mi è venuto il dubbio, dico, ma è vero che Papa Francesco è strano, no? Era appena stato eletto, no? Perché era il settembre del 2013, no? Mi sembra qualcosa di strano. Allora ho telefonato a padre Lombardi, ho detto: Guardi, scusi, ho ricevuto una telefonata, no, di uno che ha detto di essere Papa Francesco, lei può controllare. E lui infatti mi ha telefonato il giorno dopo, dice: Ho visto stamattina il Papa, per altri motivi ovviamente, non per questo, però gli ho chiesto, no, dice: Lei ieri ha telefonato Di Friedi? E lui dice: No, sapeva dello scambio appunto con Benedetto XVI, ma no. Allora ho capito che lì c'era qualcosa di strano. In effetti lo strano era che era la trasmissione La Zanzara, che mi aveva chiesto un'intervista su quegli argomenti. Io non l'avevo voluta fare perché non mi piace quel tipo di trasmissione, non mi piace come conducono, urlati così, no? E loro invece me l'hanno chiesto ugualmente, no? E alla fine l'hanno pubblicata dicendo: Ecco il l'ateo che poi dice al Papa che deve andare a Santa Marta. E cosa era successo? Era successo che io avevo una cugina, c'ho ancora. Beh, vedete? È
che Giorgio Di Freddi, logico, matematico, saggista, autore di tante opere, tra cui una celeberrima opera intitolata Perché non sono cristiano? E soprattutto non sono cattolico, viene invitato dai sacerdoti, viene invitato dagli altri prelati, qua parla ad un convegno assieme ad altri prelati. Il convegno è durato parecchio, dura un'ora, un'ora e mezza, e voi lo potete ascoltare nella sua interezza perché io vi metto il link del convegno nel riassunto di questo video. Così come Pier Giorgio Odifredi, che è ateo, ha degli ottimi rapporti con il mondo cristiano-cattolico, così è successo che questo signore qua, Celso qua, siamo nel 200 d.C., agli albori del cristianesimo, Celso era un pagano, Celso. Era un ottimo conoscitore, della dottrina platonica, era un ottimo conoscitore pure del cristianesimo e dell'ebraismo, però partigiava per la dottrina platonica, era contro i cristiani, era contro i cristiani. Eppure quest'opera qua, che nel secondo secolo d.C., quest'opera qua, non è stata mica distrutta, eh? Ce l'aveva di tempo il cristianesimo per farla sparire quest'opera qua. Ce l'aveva tanto di tempo. Quanto tempo che avrebbe avuto il cristianesimo per farla sparire. Guardate qua, qualsiasi pagina voi apriate di questo libro, trovate una polemica stringente contro i cristiani. Una polemica stringente contro i cristiani. Mica è sparita quest'opera qua, è del secondo millennio d.C., del secondo secolo d.C., quindi è tra il 100 d.C. e il 200 d.C., agli albori del cristianesimo. Qua io apro una pagina a caso, una pagina a caso, che c'è scritto? Gli ebrei, egiziani di stirpe, Celso dice che gli ebrei appartengono alla stirpe egizia. Appartengono alla stirpe egizia. Sbaglia, però ci mette qualcosa di suo pure Sigmund Freud. L'uomo Mosè è la religione monoteistica. Sigmund Freud spiega per filo e per segno che Mosè era egizio, era un principe egizio Mosè, perché dentro gli ebrei, in Egitto, siamo in Egitto, c'erano gli ebrei, verso il 1350 avanti Cristo, gli ebrei lasciano l'Egitto, guidati da Mosè egizio, guidati da Mosè e dai Leviti. Quanti cognomi ebraici sono Levita, Leviti. E chi erano i Leviti? Erano i grandi sacerdoti dell'unico Dio sole. I grandi sacerdoti della religione monoteistica del grande faraone Amenofi IV a Akhenaton. Succede una guerra civile in Egitto. Muore il faraone Amenofi IV a Akhenaton. Muore. I sacerdoti degli infiniti dei egizi sobillano il popolo egizio e c'è una ribellione contro la casta sacerdotale, la neo casta sacerdotale dell'unico Dio.
dell'unico Dio, il Sole, il Dio Sole, Aton, Aton. E allora i sacerdoti dell'unico Dio, i sacerdoti del monoteismo egizio creato da faraone Akhenaton, Amenofi IV, e fuggono, erano i Leviti, fuggono, guidati da Mosè, si dirigono a nord, dove c'è il delta, lì, convincono gli ebrei, che erano dei pastori, convincono ad abbandonare l'Egitto, a dirigersi ad est. E qui i Leviti, i sacerdoti del Dio, dell'unico Dio egizio, i Leviti, a capo dei quali Leviti c'era Mosè, l'egizio Mosè, con l'arca santa, eccetera, guidano gli ebrei ad oriente e vanno a stabilirsi nella terra di Canaan. I Leviti erano tutti egizi. Allora vediamo un po' qua. Gli ebrei, egiziani di stirpe, hanno lasciato l'Egitto perché si ribellarono allo Stato egiziano e perché disprezzavano la consuetudine religiosa egiziana. Quello che fecero agli egiziani, dunque, ora lo subiscono da parte di coloro che aderirono alla dottrina di Gesù e credettero in lui come Cristo. Cioè, gli ebrei hanno trattato male gli egizi ed ora gli ebrei vengono trattati male da altri ebrei che hanno seguito il messaggio dell'ebreo Gesù. Bellissimo, questo passo. Ma sono tutti così questi passi, sono tutti così. Sono tutti così questi passi, eh. Però teniamo presente anche Friedrich Nietzsche, anche Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche aveva una venerazione per gli ebrei, aveva una venerazione per gli ebrei, mica è vero che c'è un collegamento tra Friedrich Nietzsche e nazismo. No. Vediamo chi c'è scritto qua. Questa è l'opera capitale, forse è la meno conosciuta, ma è l'opera capitale di Friedrich Nietzsche. Genealogia della morale. Che scrive qua? Scrive Friedrich Nietzsche: del resto è mio sincero convincimento che un tedesco, il quale per il solo fatto di essere tedesco ritenga di essere qualcosa di più di un ebreo, sia un personaggio da commedia, per non dire da manicomio. Devo ripetere? Bene, vediamo cosa dice Friedrich Nietzsche relativamente al rapporto fra i tedeschi e gli ebrei. Scrive: del resto è mio sincero convincimento che un tedesco, il quale per il solo fatto di essere tedesco ritenga di essere qualcosa di più di un ebreo, sia un personaggio da commedia, per non dire da manicomio. Dice i suoi collegamenti tra il nazismo e Nietzsche, il nazismo che ha fatto la Shoah. Vabbè, dai. Allora, e poi sì, lo stesso Sigmund Freud dirà che Mosè era un egizio, sì, però va precisato che gli ebrei non sono egizi. Gli ebrei vengono dalla Caldea, la Caldea sta giù in fondo alla Mesopotamia, in fondo, sta sul mare, va sul mare la Caldea. Nel 2000 avanti Cristo, gli ebrei, semiti come gli arabi,
dalla Caldea, guidati da Abramo, andarono nella terra di Canaan all'inizio del secondo millennio avanti Cristo. Restarono nella terra di Canaan per alcuni secoli e poi si trasferirono in Egitto. E in Egitto poi abbiamo la storia di Mosè, che con i Leviti e con gli ebrei dall'Egitto tornano nella terra di Canaan, in Israele, in Palestina. Quindi abbiamo due tipi di ebrei. Abbiamo gli ebrei di Abramo, quelli che si spostarono dalla Caldea agli inizi del secondo millennio avanti Cristo e si portarono poi nella terra di Canaan. E poi abbiamo gli ebrei di Mosè, dalla terra di Canaan, poi gli ebrei si trasferirono in Egitto. Poi dall'Egitto, dopo alcuni secoli di permanenza in Egitto, gli ebrei, guidati dall'egizio Mosè e dai sacerdoti del monoteismo egizio, che erano i Leviti, tornarono nella terra di Canaan. E ovviamente questo Celso non lo dice, però Celso coglie un particolare dell'ebraismo, un particolare dell'ebraismo. Gli ebrei, egiziani di stirpe, hanno lasciato l'Egitto perché si ribellarono allo Stato egiziano e perché disprezzavano la consuetudine religiosa egiziana. Quello che gli ebrei fecero agli egizi ora lo subiscono da parte di coloro che aderirono alla dottrina di Gesù e credettero in lui come Cristo. E sì, lo sapete, no? Che i cristiani per secoli e secoli e secoli si sono messi contro gli ebrei. Il cristianesimo è una religione ebraica, Gesù è un ebreo, però poi i cristiani si sono messi contro gli ebrei dicendo che erano stati gli ebrei a uccidere Gesù. La questione è finita con il Concilio Vaticano del Papa Buono, Papa Giovanni, mi pare 1960-1965, perché fino a quel concilio lì del 1960-1965 c'era una preghiera cristiana cattolica che terminava con queste parole: liberaci, o Signore, dai perfidi giudei. Bene, bene. Allora io qua vorrei concludere questo video, appunto, tenendo presente che il cristianesimo non ha eliminato, non l'ha fatto sparire, non ha fatto sparire quest'opera di Celso, è del secondo secolo dopo Cristo. Vedete, contro i cristiani. Ma sapeste che libro che è questo qua? Sapeste che libro che è? Se ne dicono di cotte e di crude, nei confronti di Gesù e dei suoi discepoli. Di cotte e di crude si dicono, cotte e di crude. E così oggi, cioè, come il cristianesimo non ha fatto sparire, il cristianesimo cattolico non ha fatto sparire quest'opera, poteva farla sparire, perché è del secondo secolo dopo Cristo. Secondo secolo vuol dire tra il 100 e il 200 dopo Cristo. Ce ne sono stati di secoli, nel corso dei quali il Tribunale dell'Inquisizione, nel corso dei quali quest'opera poteva essere fatta sparire, anche perché allora non c'era mica la stampa, non c'era internet, non c'era web, si faceva, cioè, c'erano poche copie, con il potere che ebbe poi la Chiesa nel Medioevo, potevano le poche copie. Devono essere fatte sparire, no, sono rimaste. E così qua abbiamo Pier Giorgio Di Freddi che partecipa a convegni assieme ad altri prelati del cristianesimo cattolico. Ricordiamoci che una delle opere fondamentali
di Piergiorgio Liffredi è perché non sono cristiano e tantomeno non sono cattolico. Beh, qua abbiamo parlato di Cezzo, di Piergiorgio Liffredi, adesso parlo un pochettino di Serafino Massoni, che è questo signore qua, vedete? Eccolo qua, Serafino Massoni. Eccolo qua. Questa è l'ultima opera di Serafino Massoni, Il marinaio delle Antille, un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich. Vedete bene la stella di David, il mondo ebraico, e qua c'è la croce uncinata che vuol dire Shoah. Ecco, cari amici, termino dicendovi che presto, alla fine di novembre, primi dicembre, appare un mio nuovo romanzo storico, intitolato La cometa dell'imperatore, che se non altro per il titolo, cioè la parola cometa, la cometa dell'imperatore, in prossimità del periodo natalizio, questo mio nuovo romanzo storico potrebbe essere una delle migliori strenne natalizie. A Piergiorgio Liffredi, a Celso, a Sigmund Freud, a Nietzsche, a tutti voi, tanti cari saluti da il marinaio delle Antille.